Buongiorno a tutti i lettori di Out of Beat. Oggi andiamo a presentarvi un'applicazione dedicata al meteo. L'applicazione in questione è Eye in Sky, che è disponibile gratuitamente nel Play Store, nella versione standard e a pagamento mi sembra circa 1,80 euro per la versione completa. Eye in Sky si differenzia principalmente dalle altre applicazioni in quanto permette di creare nella barra delle notifiche un'icona con le relative informazioni sul meteo. Vediamo che in questo caso noi l'abbiamo già utilizzata. L'applicazione appare con uno stile davvero minimal, infatti troviamo semplicemente l'indicazione del meteo che sarà calcolato in base alla nostra posizione oppure in base alla città che andrete a selezionare manualmente. Schermata principale c'è appunto il meteo, se andiamo a cliccarci vedremo i dettagli del tempo. In basso vedremo i giorni successivi e ci sarà ricordato in fondo con un ads di andare ad acquistare la versione Pro. Cosa fa questa applicazione che ci ha convinto a scaricarla? Se andiamo a guardare la barra delle notifiche, vediamo che c'è questa possibilità di ottenere tutte le informazioni del meteo divise fra mattino, pomeriggio, sera e notte. Appunto nella barra delle notifiche che ci è piaciuto molto anche grazie a questo stile molto minimal che si interfaccia bene con Android Stock. Ritornando all'applicazione ci sarà data la possibilità di gestire alcune impostazioni, fra cui i set di icone che saranno scaricabili e scaricabili gratuitamente che ci permetteranno di cambiare appunto l'interfaccia generale dell'applicazione. Noi lasciamo, anzi, ne proviamo un paio di diverse. Proviamo ad esempio queste. Andiamo indietro e vediamo che le icone sono cambiate fin da subito sia all'interno dell'applicazione che non nella status bar. Probabilmente si aggiorneranno con il prossimo controllo della rete. Altre impostazioni. Vediamo i settings, ci sarà data la possibilità di selezionare la temperatura, ovviamente l'unità di misura per la temperatura, il vento, la pioggia, modificare l'intervallo di aggiornamento del meteo, se gestire o meno la notifica che vi abbiamo mostrato prima, potremo quindi attivarla e disattivarla, forzare l'inglese e andare appunto a configurare la notifica che ci permetterà di andare a selezionare la location, il set di icone come abbiamo visto prima. Ah, ok, bisogna cambiarlo da qui. Selezioniamo lo Yova anche per questo. Di modificare il colore del testo che sarà disponibile solamente per la versione a pagamento. E la priorità che ci permetterà di ordinarlo rispetto alle notifiche. Vediamo che se in questo caso ha la priorità massima e quindi lo troviamo nella posizione più alta. Se andiamo a selezionare minimum priority, verrà in questo caso no perché non abbiamo notifiche, ma verrà comunque scalato più in basso rispetto alle notifiche più recenti. Ricapitolando, è un'applicazione davvero ben fatta che vi permetterà di ottenere il meteo nella vostra notification bar. Se siete interessati, vi sconsigliamo sicuramente di provarla, visto anche che la versione light è gratuita. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale di YouTube Out of Beat. Grazie a tutti, un saluto da Tiso.